Ciao, allora questo è un video in collaborazione con il sito Beauty Chamber. Allora, questo sito è gestito da una ragazza che si chiama Carrie, che è bravissima, è veramente molto disponibile, molto gentile. E abbiamo iniziato una collaborazione con questo sito. Che cosa significa collaborazione? Loro mi hanno inviato gratuitamente dei prodotti da testare, da provare. E più che altro ho testato il servizio che loro offrono, perché loro rivendono diverse tipologie, diversi marchi, e li trovate tutti quanti. Questo è il sito, vi metto poi il link nell'info box, e questa è la pagina principale. Voi qui a lato, adesso vi zoomo un pochino, trovate tutto l'elenco dei marchi che trattano. Vedete, trattano BM Beauty, China Glaze, Essie, Corres e via dicendo. Vi basta poi andare a cliccare sul marchio desiderato e vi apre la pagina con tutti i prodotti, altrimenti qui nella home vi dà tutte le offerte. Tramite questa collaborazione, Carrie ha deciso di creare anche un codice, quindi al momento dell'acquisto, poi vi farò vedere bene come funziona. Vi chiederà un voucher. Se voi in quel momento inserite Carmen, il mio nome, questo vi darà diritto al 10% di sconto. Ci tengo a sottolineare che io non ho nessun guadagno su quello che voi acquistate, non mi pagano per parlare bene del sito. Se acquistate o non acquistate, a me non cambia niente, perché io non vengo assolutamente pagata e non ho nessun rientro economico né da questo video, né dalle vendite, né dalle visite, né da niente. Quindi questo ci tengo a sottolinearlo. Allora, adesso poi vi faccio vedere anche i prodotti che mi hanno mandato. Comunque, questa è la pagina principale. Voi andate qui, scorrete tutto l'elenco, vedete insomma quello che più vi interessa, vi guardate un attimo i prodotti, cliccate sul prodotto, basta far aggiungere al carrello e qui, vedete, man mano che voi aggiungete i prodotti nel carrello, vi dà il quantitativo. Quanti, insomma, a che spesa siete già arrivati? Ci sono diversi metodi di pagamento, che sono questi qua, quindi PayPal, PostePay, carte di credito, Visa, tutto ciò che passa sul circuito maestro, Mastercard, prende un po' tutto. Poi un po' più giù, quindi in questa zona qua, oh, aspettate, ho fatto danno. Ok, quindi questa è la home. In giù a destra, eccolo qua, trovate questo spazio qua dove potete, vedete, cambiare il valore, quindi metterlo in euro. Vedete che poi automaticamente vi dà tutti i prezzi in euro. Quindi cliccate sui prodotti, scegliete i prodotti da acquistare, alla fine andate su checkout. Da qua vi aprirà questa schermata. In questa schermata andate ad inserire tutti quanti i vostri dati per fare la registrazione al sito. Fate la registrazione al sito, cliccate su continua qui e vi aprirà. Adesso in questo caso non me lo fa fare perché non ho inserito i campi, però cliccate qua su continua e in questo modo vi registrerete al sito. Quando arrivate alla fine, quindi al momento del pagamento, a quel punto inserirete il nome, il voucher proprio Carmen, scriverete Carmen, c'è proprio una casella apposta. E quello vi darà diritto al 10% di sconto. L'azienda è molto, la ragazza che gestisce il sito è una ragazza molto seria. Qualcuna di voi, perché avevo già messo un post su Facebook quando mi erano arrivati i prodotti con questa possibilità dello sconto, qualcuna di voi ha già fatto degli acquisti ad una ragazza, praticamente PayPal non le riconosceva
il codice sconto e aveva contattato direttamente Carrie, che ha provveduto immediatamente a rimborsarle il 10% di quello che lei aveva ordinato. Quindi comunque sono veramente molto corretti. I tempi di spedizione sono relativamente brevi, nel senso che a me il pacco è arrivato in circa 10 giorni. E non ci sono problemi di dogana, quindi per questo potete stare tranquilli. E soprattutto una cosa che a me fa stare sempre molto tranquilla quando comunque ordino dei siti è il fatto di vedere che dietro c'è qualcuno che realmente ti risponde, realmente è a tua disposizione. Qualunque problema voi abbiate, basta andare qui su contatti, contattate direttamente loro e vi rispondono in maniera immediata. Quindi passiamo un attimo a vedere cosa mi Allora, hanno mi hanno mandato mandato. diverse cosine. Loro, vi ripeto, hanno diversi marchi, trattano diversi marchi, quindi mi hanno mandato qualcosa un pochino così random. Allora, DSC mi hanno mandato queste, come si chiamano? Separadita per mettere lo smalto ai piedi, carina, bianco e rosa, di una specie di gomma piuma. Insomma, è carino, abbastanza comodo, non dà fastidio. Poi così insomma ho modo di farvi vedere alcuni dei prodotti che sono in vendita sul sito, caso mai dovessero interessarvi. Poi mi hanno mandato questi due prodotti della Corres, che sono quelli che sto adorando di più tra tutti quelli che mi hanno mandato. Sono praticamente due balsami per labbra, quindi due burro cacao, però sono leggermente colorati, vedete? Che lascia un leggero colore. Adesso non so dirvi di preciso perché poi non sono andata a vedere sul sito se ci sono diverse colorazioni. Comunque questo qui è un colore abbastanza neutro, rende le labbra leggermente più rosa, insomma gli dà proprio questo effetto, è quello che io chiamo sempre effetto salute. Ma la cosa fondamentale è che sono molto 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 idratanti. Ora vediamo che dice qua. Ha un fattore di protezione solare questo prodotto, che è un SPF 15, quindi già questo è una cosa che è positiva. Hanno un altissimo potere idratante, veramente, li mettete e nell'arco di forse neanche 5 minuti che l'avete su sentite proprio il beneficio dell'idratazione. E hanno anche un dico sempre hanno perché sono lo stesso prodotto praticamente, solo che questo è stick e questo è nel barattolino. Vanno anche leggermente a levigare le labbra. Le labbra sembrano veramente un effetto ottico, proprio levigate. Va a distendere leggermente quelle che sono le rughette date dalla disidratazione, non quelle che abbiamo sul contorno labbra, occhio, quelle che abbiamo proprio sulle labbra. E veramente questo ce l'ho sempre in borsetta perché è ottimo. E poi c'è anche questo qui che è un pochino più scomodo da portare in borsetta, però io lo utilizzo a caso prima di uscire. Che è la stessa identica cosa, solo che nel pot, nel barattolino. E rilascia un pochino più di colore, ma vedete? Un po' più colorato, è bellissimo. Poi indossato diventa sempre molto naturale. Aspettate, non vi ho detto. Allora, questo qui è della Corres e si chiama, vediamo se riuscite a leggere qualcosa. Sì, qua c'era l'etichetta che ho strappato perché mi dava fastidio. Comunque, Mandarin Lip Butter Stick. Quindi il fatto che ci sia scritto Mandarin, ipotizzo che forse ce ne siano anche altri. Altre profumazioni. Mentre invece questo qui si chiama Queen's Lip Butter ed è sempre della Corres. Sono tutti prodotti naturali questi della Corres, non sono. Ecco, vi faccio vedere anche un'altra cosa. Guardate. Senza siliconi. Insomma, senza schifezze, senza siliconi, senza parabeni, senza
Sono molto naturali, sono buoni i prodotti della Corres. E non hanno neanche dei prezzi eccessivi, eh? E li potete ovviamente trovare sempre sul sito, i costi e tutto quanto. Poi, su questi prodotti vado un pochino veloce perché ve ne parlerò in seguito. Questi sono i prodotti della BM Beauty. La BM Beauty è un'azienda che veramente fa dei prodotti minerali spettacolari che io adoro. E mi ha mandato questo mascara qua, che io non so se riuscirò a farvi notare. Allora, questo è lo scovolino. E sicuramente non riuscirete a notarli, però. No, non si vede. Forse si vede un po' qua, guardate. Ecco, l'ho tolto molto furbamente. Però anche qua, vedete, sembra che abbia dei peletti. In realtà questo qui è un mascara che contiene all'interno le fibre, quindi vi va ad allungare notevolmente le ciglia. L'unica cosa che a me non piace di questo scovolino è che non, di questo mascara, scusatemi, è che nonostante abbia questo scovolino molto grande, non dà per niente volume alle ciglia. L'unica cosa che fa è le pettina molto bene, le allunga tantissimo perché più ne mettete e più si allungano le ciglia perché si vanno a depositare più pagliuzzette sopra. Le pettina molto bene, le incurva molto bene. Solo che a me i mascara che non danno volume non tanto mi piacciono. Comunque, questo qui è, vi ripeto, della BM Beauty Beautiful Lashes e questo è il codice del prodotto. Nero. Poi mi hanno mandato questi tre ombretti che sono fenomenali, sono bellissimi, magnifici. Questo color dorato qui. Allora, questo color dorato ed è un dorato. Un dorato bruciato, chiamiamolo, definiamolo. Non è proprio quell'oro chiaro, è un po' più scuro. Ed è il, aspettate, il colore è questo qua. In effetti non so quale sia il colore, aspettate. Ah sì, Adobe Brick, eccolo qua. Color Adobe Brick. BM Beauty Mineral Eyeshadow. Ed è bellissimo, ha un effetto satinato, adesso ve lo faccio vedere. Sono 2 grammi di prodotto. Si presenta in questo modo con la linguetta che io lascio sempre perché non si sa mai. Vedete, poi all'interno hanno la griglia. E questo è il colore che su di me praticamente non si nota perché essendo scuro è molto simile, comunque molto bello, dà molta luce. L'unica cosa di questi prodotti che vi posso dire è che secondo me sono più belli bagnati, rendono molto di più. Asciutti sì. Carino, dà molta luce, ma li preferisco bagnati tutti quanti. Poi mi hanno mandato questo colore qui che è bellissimo, un color pavone che si chiama Aquatic Galaxy. Guardate che bello che è. È un turchese con dei riflessi verdi, acquamarina, bellissimo. Ed è bellissimo anche in accoppiata con questo oro qua, eh. E poi sempre della BM Beauty c'è anche questo viola qui che si chiama, non riesco, Wolf Hall.
Penso di sì. Eccolo qua. Ed è un viola bellissimo. Un viola a base di blu, ovviamente, ma è meraviglioso. Bagnato poi diventa veramente una cosa pazzesca. Guardate. Questi sono i tre colori. Molto molto belli. Poi sempre della B&B Beauty mi hanno mandato questo gloss che voi vedete molto scuro, in realtà è più un color caramello. Dalla telecamera io lo vedo molto marrone, in realtà è proprio un caramello che si chiama Indian Summer. Con il suo scovolino a spugnetta e questo è il colore. Ha dei riflessi, è proprio un color caramello con i riflessi un po' dorati, bellissimo per l'estate con l'abbronzatura. Ecco, forse così riuscite a vederlo meglio. La rende un po' di più. E poi mi hanno mandato questi prodotti qua. Sono bellissimi, degli smalti veramente belli. Che sono della linea Spiritual che io non conoscevo e devo dirvi che sono buoni. Vabbè, i colori sono magnifici, guardate. Veramente un set bellissimo. E questo qui è il set, credo si chiami così. La cosa bella di questi prodotti, cioè di questa casa cosmetica, è che vedete, sono vegani. Quindi senza formaldeide, insomma, sono dei prodotti veramente buoni. Guardate, c'è anche il bollino qua. Vegan. E il prodotto si stende bene, non sono proprio liquidissimi, come tipologia di prodotto. Hanno all'interno, vedete, non sono testati sugli animali ogni, no, non so se riuscite. Ogni boccettina ha proprio il disegno del coniglietto che vi fa capire che sono Vi cruelty free. dicevo. Non sono molto densi, sono abbastanza liquidi, però si gestiscono bene, devo dire. Sono coprenti alla prima passata. Scusate, non stavo inquadrando. Sono molto belli, sono coprenti alla prima passata. Questo set sono tutti matte. E allora hanno una durata di senza top coat circa 6 giorni, però dovete tener conto di una cosa che io l'ho applicato sulla ricostruzione, quindi voi sapete che lo smalto applicato sulla ricostruzione reagisce in modo diverso rispetto che applicato sull'unghia naturale, quindi questo non ve lo so dire, però insomma, e rimangono molto luminosi sull'unghia, molto belli. Allora, io ho notato che qua sotto ci sono scritti anche i nomi, quindi io magari ve li faccio vedere. Cioè, è possibile che magari siano venduti anche singolarmente e non solo coi set. Allora, questo verde qui, che è un verde magnifico, questo è il nome. Eye of the, non riesco a leggere. Beholder, sono ciecata. Comunque, sono tutti quanti privi di brillantini. Sono tutti molto matte. Poi c'è questo qui che è bellissimo. È un corallo. Voi lo vedete molto acceso come colore. In realtà, è un pochino più spento. È molto fine sulle mani. Molto bello. Un corallo strano. Cioè, strano. Un corallo. Un po' più naturale, diciamo. E questo è il nome. Face of Destiny. Poi c'è questo giallo magnifico, bellissimo, che come punto di giallo è come il Mimosa di Chanel, però non ha all'interno i glitter. Quindi se siete patite del Mimosa di Chanel, però non vi piace lo sberluccichino, questa è un ottimo sostituto e si chiama Enlightened Soul.
che è questo qui, che è un bellissimo rosa, rosa con all'interno un po' di viola, un po' di lilla, e si chiama Knowledge is Power. Spero che voi riusciate a leggere. Ok, questo è tutto. Questo qui è il link al sito, comunque ve lo scrivo anche nell'info box. Anche qui, qualunque domanda, qualunque curiosità, fatemi sapere. Mi lasciate un commento, mi scrivete su Facebook come preferite e cercherò di rispondervi al più presto. Sappiate che qualunque informazione vogliate, basta andare veramente sul sito, nella sezione contatti. E potete anche dire che siete delle ragazze che mi seguono, che avete conosciuto il sito tramite me. Potete non dirlo, potete fare insomma come preferite, tanto Carrie vi saprà comunque aiutare. E niente, al prossimo video. Ciao!